Oh no, stanno arrivando, Luca, stanno arrivando! Li vedo qui! Dai, 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 dobbiamo finire di pulire la palestra! Assolutamente! Dobbiamo liberare la città da Pennywise e il suo esercito! Spacca i vetri! Espi! Espi, ti sta sparando! No, porca miseria! No, 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 no! Cosa tira? I palloncini tira! Dai, Luca, datti una mossa che siamo già in ritardo! Smettila di mangiare! Sono buonissimi questi pancake! Non mi interessa! Bello, lascio per dopo! Portatelo dietro se vuoi, anche se tu appiccicaticcio e caramellato. No, è troppo appiccicoso, ma sei sicuro? Andiamo, che questa idea del lavoro? Che assolutamente sì, dai, è fin troppo che sei disoccupato e ti voglio dare una mano. Portala. Da quando mi hanno assunto in quella scuola come bidello, ho iniziato a fare un po' di amicizia, sai, un po' di cose. E ora penso di poterti garantire un lavoro. Però mi raccomando, devi fare una bella figura, Luca. Dove diavolo è la scuola? Ah, eccola lì. Hai visto? Non ti ricordi nemmeno dove vai a lavorare. Hai visto il nostro caro signore vicino? Salve, signor vicino. Si è truccato per Halloween. Vestito da Halloween. Ha la sua bella casa mezza abbandonata. In effetti, questo vicino non l'ho mai visto. È abbastanza nuovo. Non avevo nemmeno mai notato la casa distrutta e abbandonata. No, non lo so. Vabbè, ma tanto, insomma, sono tutte decorazioni per Halloween. Aspetta, arriviamo in ritardo. Andiamo a scuola. Dai, su. Mi sono distratto anch'io. Colpa mia. Sì, già ora di lezione. Guarda, gli autobus sono già arrivati. Quindi l'ora di lezione è già cominciata. Corri. Allora, dobbiamo prima andare nell'atrio e parlare con la segretaria. Ok. Ho un appuntamento con il preside, l'ho fissato tutto per te. Quindi mi raccomando, comportati per bene. Oh, ma sei stato troppo gentile. Salve, signora cosa sta segretaria? Luca, c'è qualche problema con la segretaria? Tutto a posto? Luca, cosa hai fatto? Non devi disturbare la signora segretaria. Oh no, Luca, mi sa che non è la signora segretaria. Via, scappa. Via, non è lei, l'ho riconosciuta dal naso. Questo coso ha il naso troppo bello rispetto alla signora segretaria. È sempre così, Espi, non so se voglio lavorarci, sinceramente. Però è strano, Luca, che il nostro vicino sia un pagliaccio. E anche la signora segretaria è stata sostituita da un pagliaccio. Ma non è che ci stanno invadendo? È successo qualcosa di strano? Non lo so, Luca, non lo so. Non mi fido ad entrare, però così disarmato. Secondo me qui, Espi, c'è lo zampino di Hit. Dici che possa essere tornato? Anche dopo averlo battuto una seconda volta. Potrebbe aver inviato il suo esercito questa volta. Hai ragione. Però non arrabbiamoci troppo. Lo sai dove ti sto portando, però, durante queste chiacchiere? Ho intenzione di ritornare in quella scuola, ma ritornarci armato, perché assolutamente è la difesa prima di tutto. Okay. Quindi prego, dopo di te. Ma non mi scappa, Espi, poi quello delle ragazze. Appunto, entraci, dai. Vedi, non c'è nessuno, fortunatamente. Dai, entra, non farti problemi. È soltanto un modo per nascondere la mia armeria segreta. Prova a indovinare dove sta. Taglio delle ragazze, Espi. Sei il bidello. Sì. Vabbè, dov'è questa armeria? Prova a trovare dove si trova questa armeria, dai. Allora, qui c'è il water. Qui c'è il lavandino. Sì, e basta, non c'è nient'altro. Sì, però dai un'occhiata meglio, ovviamente. Ma c'è questo strano... Dai, Luca, il lavandino, andiamo! E su, è il rubinetto. Prego. Ah, l'hai costruito te, sto posto? No, in realtà è uno sgabuzzino riciclato, però sì, l'ho costruito io, sono un ex agente della CIA, quindi a questo punto, Luca, procurati quello di cui hai bisogno. Fucili, ma guarda, munizioni e anche posto, un po' di accessori. Luca, non si sa mai cosa può succedere in una scuola, ok? Bisogna essere sempre pronti a difendersi. Ma io come bidello... Questa è roba di livello militare, guarda qua. Vabbè, un po' di granate a gas, un po' di cose. Ma dove l'hai presa le armature e i fucili, scusa? L'ho trovato in sconto. Perché, scusami? Armati bene. Un fucile e una pistola. E poi qualche accessorio. Magari qualche granata stordente anti-clown. E siamo pronti a entrare. Ok, De Luca, a questo punto siamo pronti a prendere la sprovvista. Sì. Dai, smetti di fare shopping lì. Siamo ritorniamo al nostro dovere. Io comunque ti propongo di entrare questa volta da dietro, perché da davanti ci aspettano. Già si saranno accorti del nostro tentativo di intrusione. Qui dietro dovremo avere un passaggio perfetto attraverso la palestra. Dobbiamo raggiungere l'ufficio del preside, o comunque scoprire cosa sta succedendo in questa scuola, liberarla magari, perché altrimenti io mi perdo il lavoro se non libero sta scuola. Oh, Luca, mi sa che già l'inizio a vedere. Sono in palestra. Hanno già preso la palestra e ci hanno osservato. Assaltiamoli, Luca, veloce. Spara. Sono qui sotto. Non ci credo. Corri. Approfitta dei vetri. Ok, approfitta anche di un po' di copertura. Venite qua, maledetti, venite qua. Libererò la mia scuola. Non mi fregherete il posto di lavoro. Vogliono essere tutti quanti dei bidelli, lo scommetto. Oh, devo ricaricare. Porca miseria. Oh no, mi hanno circondato. Uno di qua e uno di qua. No. Ok. No. È andato questo. Mio Dio, come... Oh mio Dio, mi hai fatto prendere un colpo, Luca. Non farlo mai più. Attento, non dietro! Porca... No, ho finito. Ti tiro una granata. Come una granata? No. Granata! No. Cacchio, no. Oh! Non sono nemmeno morti. Ho
Ok, ok, le accoltello un po'. Via. Nel corridoio. Oh no, stanno arrivando, Luca, stanno arrivando. Li vedo qui. Dai, dobbiamo finire di pulire la palestra. Assolutamente. Se no niente lavoro per te. Uno va giù. Spacca i vetri. Tu. Cosa? Luca, cosa stai facendo? No. Non farli. Dopo arrivano anche da lì. Porca miseria, ho rotto la finestra. Perfetto, la pistola. Mamma mia. Ok. Oh no, ce ne sono. Beccatevi questo. Porca miseria. Mi è caduta una granata. Come ti è caduta una granata? Cosa stai facendo? Ok, questi sono gli ultimi. Sono gli ultimi e poi abbiamo sistemato. Dai. Oh no, ho finito i colpi. Devo ricaricare. Grazie, mi hai salvato. Bella cotoletta. Altrimenti qua muoio di fame. Perfetto, dopo possiamo fare anche il segnale di fumo alla polizia. Ma sì, esatto, io voglio gli straordinari per tutta sta polizia, cioè, tranquillo, li riceverai. Ora dobbiamo liberare il resto della scuola, Luca. Sbrighiamoci. Ok, Luca, andiamo al piano superiore. Dobbiamo liberare completamente tutta questa zona. Sì, mi sa che... Oh. Sì, pagliacci, sono arrivati anche qui. No! Elimina tutti. Spara. Ok, finché si mettono uno dietro l'altro, a me va benissimo. Ah no! Porca miseria, Luca, hanno invaso tutte le classi. Ok. Devo avere il tempo di ricaricare. Ok, piano. Oh, l'hai accoltellato. Complimenti, aspetta. No! Questo salta! È andato giù. Stanno imparando. Stanno imparando come combatterci. Fai piazza pulita di queste porte e osserviamo bene. Ok, sembra essere abbastanza pulito. Mi sa che sono tutti venuti contro di noi. Luca, stiamo facendo dei buoni progressi, insomma, con questa pulizia dalla scuola. Quindi andiamo pure all'ufficio. Che c'è? Hai visto qualcosa? Aspetta che lo cecchino. Mamma mia! Vai! Giù! Ok. Ok. Ora, Luca, andiamo a pulire completamente questa scuola e poi dritti al municipio. Ok, qui sulla sinistra dovrebbe esserci la mensa. Eccoli qua! Guardali. No, stanno arrivando! Granata! Come la granata? No! Alla faccia la granata! Mi hanno accecato. Senti che botto. Chissà quanti ne hai fatti fuori. No, devo ricaricare. Devo ricaricare. Piano. Tengo dietro io. Aspetta che mangio anche un po'. Tento. Ah, ma no, ma dannazione. Ma che... L'ho preso. No. Via. Devo ricaricare. Ok, ti copro io. Tu ricarica. Ok, andato. Ok, ora una... È passato dentro. Sto clavo. Ciò. Basta. Liberiamo la mensa, siamo a posto. C'è uno bloccato lì dietro. Guarda che stupido. Anzi, no. Oh, sì. Salve, signor clown. Come va? Ho una leggera nausea. Mi attaccano pure le malattie. Oddio. Che dici? Lo teniamo così come animaletto da compagnia? No! Porca miseria. Cosa fai? Non dobbiamo lasciarne nemmeno uno. Ok, nessun superstite. Ce n'è ancora un altro qui. Ok. Abbiamo sistemato completamente questa scuola. L'abbiamo perquisita. Luca, a questo punto io direi che è venuto il momento di uscire. Oh no, ce n'è anche qualcun altro rimanente qua. Maledetto. Liberare il resto della città. Assolutamente. E dobbiamo assolutamente liberare tutti i luoghi chiave della città. O comunque, l'importante è andare al municipio, ok? Sicuramente c'è Hit dietro questo, comunque. Io sono sicuro. Esatto. Chiunque troviamo sulla nostra strada, è un clown morto. Oh, eccoci arrivati qui, Luca. Sei affamato? No, Espi, dobbiamo andare al municipio. Ma cosa, municipio? Il municipio può aspettare. Voglio andarmi a prendere un bel panino, Luca, dai. Dai, Espi, su. Ma non ti sembra il caso? Io preferivo... Non si può liberare la città dai clown assassini senza avere lo stomaco pieno. Dai, qui c'è un bel McDonald's. Lo sai che non riesco a resistere assolutamente. Quindi, aspetta, Espi, salve, posso saltare la coda? Salve, grazie. Ok, allora vorrei... la cassa troppo grande. Salve, signore. Vorrei un big... Cosa vuoi, Luca? Vuoi le patatine pure tu? Le patatine grandi vuoi? Clown, Espi, sono tutti clown che abbiamo ucciso prima! Come sono... Espi! No! Scusi, signore, ho infranto la vetrina del McDonald's! Via! Corri! Fuga! Ah, porca miseria! Ok, Luca, ritirata, fuori da tutto questo! Fuori dal centro commerciale! Scusa, Luca, per la mia fame! Tu e il tuo maledetto panino! Ok, andiamo direttamente al municipio, d'accordo? Andiamo direttamente al municipio. Mi mangio qualche bistecca piuttosto. Ok, Luca, è da questa parte. Ho trovato la scorciatoia perfetta che fa il caso nostro. Questa. Chiesa? È una scorciatoia perfetta, Luca. Mi sembra una buona idea. No, il clown anche qua. Porco miseria, hanno già previsto questa scorciatoia. La scorciatoia attraverso la vetrata dietro all'altare. Ah, porca miseria. E dobbiamo correre? Assolutamente sì, perché mi sa che sono veramente tanti. Vai, salta e corri. Come salta e corri? Oh no. Ok, mi sa che la navata accentuata. Aspetta, io vado più lateralmente.
Mi sa che lì in mezzo è un suicidio. Anche qua è un suicidio. Io corro, Luca. Ah, stai bene? Oh mio Dio, quanti? No, lasciami in pace tu. Luca, quanti che sono? Che scorciatoia è? Beh, era meglio dalla strada. Ciao, lasciatemi in pace. Prendetevela con Luca almeno. Ok. Allora io vado da di qua. Sembra essere un pochino più tranquillo. Dai che ci siamo quasi. Perfetto, aspetta, gira. Lasciateci in pace, maledetti. Ok, ho finito le munizioni anch'io, cioè le sto ricaricando. Porca miseria, non poter ricaricare sprint allo stesso tempo è veramente impossibile. Allora risparmia le munizioni, Luca, per questi clown che stanno proteggendo l'altare. Ok, salve signori clown, non è che... Oh, mi hanno visto, si sono aggirati tutti. Ah, porca... No. Luca, possiamo saltare qui sopra. Dai, ok, la vetrata, spacca la vetrata. Porca miseria, ho le munizioni. Ricarica. Spacco io. Pronto. Vai, ce l'abbiamo fatta. Ok, perfetto. Siamo fuori finalmente. E ora, porca miseria, mi hai sparato in testa. E non è nemmeno sistemato il mio problema con la pistola, che si è tutta bloccata. Dai, scendi giù e fammi vedere sta pistola che te la sistemo. E adesso, dove sarebbe il municipio? Dicevo, verso il municipio. Non lo so, da questa parte all'incirca, spero. Perfetto, penso che questa sia la nostra fermata. Salve signore, ci faccia passare, questa è la nostra. Ma, sei pazzito? Dai, scendi, che chiudo la porta. Oddio! No! Cosa? Scusi, volevo soltanto chiudere le porte. Dannazione, vabbè, non importa, Luca. Siamo finalmente arrivati al municipio, questa è la cosa che conta. Non ti ricordo un po' la casa bianca? Oddio, guarda, c'è il cadavere. Lascia stare! Non è successo nulla, Luca. Non ti ricordo un po' la casa bianca, questo posto? È fantastico. Sì. Scommetto che It si nasconde al suo interno, però non possiamo entrare dalla porta principale. Ci sta sicuramente aspettando. Quindi la cosa che dobbiamo fare è, come al solito, agire in maniera furtiva dal retro. In particolare conosco anche una piccola scorciatoia per un punto molto strategico. Yes, una eccola scala qui di servizio. Eccola. Esattamente. Qua. Esattamente. Vedo che mi conosci bene. Dai, fai strada. Non mi hai raccontato che sono stato un ex agente del KGB? Sì, il classico bidello ex agente del KGB. Finché non hanno tolto il gelato dalla mensa. E dopo ho abbandonato il KGB perché non mi piaceva più lavorare. Qual è il tuo piano precisamente? Guardare attraverso le finestre e capire cosa sta succedendo, Luca. Perché, oddio, è tutto deserto. Ma vuoi vedere che non l'ha occupato? No, guarda lì. Eccolo lì. Almeno penso che sia lui, perché dannazione, assomiglia tremendamente a un qualsiasi pagliaccio. Anche se ha un'aura maligna che... Sì, posso percepirla sin da qui, Luca. Penso che sia lui. Riconoscibile. A questo punto, però, dobbiamo attuare il piano migliore di sempre. Dobbiamo avere una strategia perfetta. Luca! E io ho un regalo per te. Che regalo? A proposito, guarda qua. Un po' di munizioni, grazie, perché non è che sparo pannocchie. Vabbè. E ne poi, è già una caricata. La cosa molto interessante, Luca. Ho un sacco di granate che mi sono tenuto da parte. Sia fumogene. Anch'io quelle fumogene. Esatto, anche quelle a frammentazione. Vai. Quindi io direi che può essere una strategia perfetta. Sì, e poi dobbiamo... non abbiamo nemmeno i rampini, quindi dobbiamo tipo cadere perfettamente, immagino, su queste ringhiere, oppure prima qui. Non lo so, che improvviseremo qualcosa. Speriamo di non morire nella caduta. Perfetto, e ora... Buttiamo. Via di fumogena! Giù. Oh, perfetto, ora... Ok, perfetto, ora... Dove vai, spacca. Ok, ci sono, giù, non facciamoci vedere. Perfetto, qui giù, Luca, scendi subito. Vai, immerso nel fumo. Ottimo, a questo punto, Luca, tiro fuori le granate a frammentazione. Le lanciamo da qui e poi partiamo la battaglia. Ce l'ho. Tirala! 3, 2, 1, dai! E ora tiro fuori l'arma e speriamo che sia abbastanza stordito non attaccarci subito. Espi, ti sta sparando! No, porca miseria! No. Cosa tira? I palloncini! I palloncini. Oh, mamma mia, beccati questo! Spara! Dove cacchio sei finito? Sono al piano di sopra! Dove sopra, codardo? Scendo! Battere. Devo mangiare! Devo infilare qui sotto. Espi, l'ho steso! Come l'hai steso? Penso che si rigeneri, Luca. L'ho steso! Penso che questa sia stata soltanto la sua prima fase. Mi sa anche a me. Ripieghiamo un attimo. Qui dentro, Luca, qui dentro. Vai. Oh no, si è alzato, Luca. Come si è alzato? Di già? Sì, si è alzato. Espi, tiragli un razzo. Mi sa di sì, è un'ottima idea prepararsi con l'RPG. Ok, vai, Luca. Vai. Ok. Sei pronto a sparargli? Sono pronto a sparargli. Oh no. Espi, oh no. Vai, spara. Devo sparare. Spara. Devo sparare, si è girato. Muori. Spara a noi. Vai, attacca. Ha creato un cratere. Ma ok, ne approfittiamo. No, piano. No, attenti ai palloncini. Ma i palloncini stanno malissimo. Aia. Porca miseria, è bloccato, Luca. Ok, tu distraggilo, gli posso sparare tranquillamente. Oh no,
Ho finito le munizioni. Oddio, Espi, quando gli spari piange. Ho finito le munizioni. No, mi sa che si è sbloccato. Aia. Sto ricaricando. Ho soltanto la pistolina che mi rimane. Sì, decisamente si è sbloccato. A quanto pare non attacca più in maniera fisica, soltanto da distante. Deve essere la sua seconda fase. Anche decisamente più salute. Espi, carica. Ok, lo sto prendendo io, non ti preoccupare. Spara. Ok. Luca, mi raccomando, se hai bisogno, prendi copertura. Perché ti sta targettando soltanto te fino a questo momento. Ce l'ha con te. Fai un altro razzo, Espi. Oh no, ne ho un altro. Sì, ne ho un altro. Aspetta che devo ricaricare. Espi, tranquillo, mi attaccare. Tienilo fermo. Prendilo. Preso. Un'altra bella botta. Okay. Quando è così è come se fosse. Mi sa che l'abbiamo paralizzato. No, okay. No, mica tanto. No, sti palloncini maledetti. E io l'ho finito tutte quasi tutti i tipi di munizioni. Soltanto un altro missile. Ok, io mi ritiro, devo mangiare. Picchialo, anch'io prendo copertura. Ho finito le bistecche. Aia, spicciola con me. Tranquillo, sto ricaricando. Tranquillo. Se sta provando a scappare, dobbiamo fermarlo. Un altro bel botto. Prendilo tu. Oh, quando gli spari tanto velocemente si blocca. Hai visto? Sì, credo si pari. Ok, penso che ormai abbia poca vita che gli rimane. Anch'io ho poca vita che mi rimane. Devo correre via. Non può avere ancora tanta vita. Ok, un po' di carne e tutto dovrebbe passare, Luca. Tu tieni impegnato nel frattempo. Aia, dai. Arrivo. Finisci di curarti. Faccio quello che posso. Ma i colpi ormai sono finiti. O me ne passi un po' dentro. Ce l'abbiamo fatta. Morto. Luca, hai un missile finale. Dobbiamo assolutamente spararglielo. Sì, ce l'ho. Passa. Tieni. Vai, Espi. Sparagli. Ok. Qua. Speriamo che questo lo finisca. Sì. Oh, è sparito. È scomparso. È sparito. Ce l'abbiamo fatta, Luca. Siamo riusciti a liberare questa città. Dai, forse definitivamente. Speriamo che non torni la terza volta. Sarebbe veramente troppo, ok? Il municipio è salvo. Un po' rotto. A questo punto, insomma, però... Mi raccomando, le finestre. Okay. Rifatti il trucco e tutto quanto, perché hai ancora un colloquio di lavoro da fare. E rivestiti, che mi sa che l'armatura ti si è distrutta in battaglia. Mi si è rotta l'armatura. Da quante te ne sei prese? No, la mia resisteva di più. Ti prendi sempre le cose più scarse. Quindi, gente, questa era la battaglia finale contro l'esercito di It e It stesso. Spero che questa avventura vi sia piaciuta. E non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti se volete altri video come questo. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.